appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre. In apertura la cronaca, i carabinieri della stazione di San Gregorio hanno tratto in arresto un 37enne di Valverde per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e rapina. Le indagini, coordinate da un pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte poste in essere dall'uomo che avrebbe sottoposto la convivente 42enne ad ogni tipo di vessazione nel corso della loro relazione sentimentale durata circa 11 anni. L'ennesimo episodio che ha indotto la malcapitata a rivolgersi ai carabinieri è accaduto pochi giorni fa, quando anche alla presenza del figlio 14enne della donna, il compagno le avrebbe sottratto il cellulare e dal suo tentativo di riappropriarsene quest'ultima sarebbe stata aggredita, afferrata per il collo con un braccio e percossa in testa con lo stesso telefono. I colpi ricevuti le avrebbero provocato delle ferite lacero-contuse al capo che la donna nell'immediatezza avrebbe tamponato con un asciugamano, raccomandando al contempo al figlio di scappare di casa. Tuttavia la donna, in un momento di apparente calma, avrebbe ripreso il cellulare adagiato dall'uomo sul tavolo, ma notata da quest'ultimo sarebbe stata nuovamente picchiata con calci e schiaffi, riuscendo però a sfuggirgli, raggiungendo il figlio che l'aspettava nell'androne del palazzo. Nella circostanza, madre e figlio, saliti a bordo dell'autovettura, avrebbero raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro, dove i medici hanno rilasciato una prognosi di 10 giorni. Poco dopo, la malcapitata si è recata in caserma per denunciare i fatti e quindi circostanziare ai militari i maltrattamenti e le percosse subite nel tempo, mai denunciate prima per timore della reazione dell'uomo e delle possibili conseguenze per il figlio, nato da un suo precedente legame affettivo. La donna ha quindi riferito ai militari delle infedeltà dell'uomo, che ha infastidito dalle domande sulle sue assenze, l'avrebbe spesso malmenata e duramente, in un'occasione addirittura anche minacciata di scannarla con un grosso coltello da cucina. Numerosi sarebbero stati pertanto gli episodi di percosse ai danni della stessa donna, che l'uomo avrebbe posto in essere riversando su di lei le cause del loro tormentato rapporto, nonché per distoglierne l'attenzione dalle proprie relazioni libertine, ovvero l'avrebbe spesso sottoposta anche a violenze sessuali complete. In un'occasione l'uomo, infastidito dal rientro a casa del figlio della donna, sarebbe andato in escandescenza schiacciando sotto i piedi il cellulare della compagna, danneggiando mobili ed elettrodomestici, lanciandole addosso un ferro da stiro e prendendola anche questa volta a schiaffi, pugni, salvo poi, soltanto poco dopo, obbligarla ad un rapporto sessuale non consenziente. Il semplice acquisto di una maggiore quantità di pasta che la donna avrebbe acquistato sarebbe stato all'origine della sua ira, gettando così sul pavimento la spesa e pretendendo che essa vi rimanesse per 3 giorni a futuro monito. Ma il comportamento irascibile e violento dell'uomo, che sarebbe stato riconosciuto come tale dai suoi stessi stretti congiunti, dichiaratisi per tale motivo impotenti, si sarebbe inasprito tanto che nello scorso mese di novembre, alle rimostranze della donna che ne avrebbe scoperto l'ennesima infedeltà, quest'ultimo l'avrebbe costretta a subire almeno 5 rapporti sessuali con la forza e sotto minaccia di morte, intimandole di stare zitta e di assolvere ai suoi doveri finché avrebbe abitato in quella casa. L'uomo adesso è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.
E continuiamo con la cronaca. Nelle prime ore della mattina di sabato, personale della Polizia di Stato ha arrestato tre uomini gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 5 del mattino, diversi equipaggi impegnati nell'ordinario servizio di controllo del territorio venivano inviati a San Pietro Clarenza, dove era stato segnalato un furto in atto all'interno di un deposito di materiale edile. Giunti sul posto, gli agenti individuavano tre uomini intenti a caricare due grossi furgoni. Alla vista degli agenti, il terzetto si dava alla fuga, ma dopo un rapido inseguimento veniva prontamente bloccato. Accertamenti esperiti nell'immediatezza dei fatti permettevano di appurare che i tre malviventi, dopo aver tagliato la rete di recinzione del deposito, avevano caricato i furgoni con numerosi ponteggi metallici per uso edile. All'interno dei mezzi inoltre venivano rinvenuti diversi utensili atti allo scasso ed al taglio della recinzione. Prontamente veniva contattato il proprietario del deposito, che si portava sul posto per accertare i danni e formalizzare la denuncia. Alla luce dei fatti esposti, pertanto, i tre uomini venivano condotti in questura in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato in concorso e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per accertare l'identità di altri complici dei tre autori del tentato furto. E continuiamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Paternò hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 39enne rumeno per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti nella nottata a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al 112 da parte di una donna che ha segnalato l'aggressione del convivente non solo nei suoi confronti ma anche verso altre persone, tra cui una cognata. Tempestivamente sopraggiunti presso l'abitazione indicata nel centro abitato di Paternò, i militari hanno trovato ad attenderli alcuni cittadini rumeni e la citata donna, che presentava una ferita da taglio sulla guancia sinistra. La donna, ancora scossa ed impaurita, ha riferito che al piano di sopra, in stato di ubriachezza, vi era il presunto autore dei maltrattamenti, il quale, fino a poco prima dell'intervento dei militari, avrebbe brandito un coltello da cucina minacciando di morte la sua compagna, oltre che lei e il proprio marito presenti e la cognata. Trovato l'uomo in evidente stato di ubriachezza, che alla loro vista, con fare esagitato, ha cercato invano di colpirli con il coltello, lanciando verso i carabinieri anche una sedia prima di essere bloccato. In particolare, secondo quanto ricostruito, il 39enne rientrato a casa ubriaco avrebbe aggredito per futili motivi prima la propria compagna e successivamente gli altri parenti intervenuti in difesa della donna. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E continuiamo. Nella nottata, personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo per tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli ed arnesi atti allo scasso. Intorno alla mezzanotte alcuni equipaggi venivano inviati nei pressi di Via Palermo a Catania, dove erano stati segnalati alcuni individui a bordo di una Golf nera intenti a forzare le auto in sosta. Giunti sul posto, gli operatori della polizia notavano allontanarsi l'auto segnalata e pertanto procedevano a fermarla. All'interno dell'autovettura veniva identificato il conducente, un pregiudicato catanese, che oltre ad alcuni arnesi atti allo scasso venivano rinvenuti due bidoni in plastica di 5 litri contenenti benzina. Veniva anche appurato che l'uomo avrebbe praticato un foro nel serbatoio di un'autovettura in sosta per riempire di benzina un altro bidone che, a causa dell'intervento della volante della polizia, aveva abbandonato sul posto.
Alla luce dei fatti, l'uomo veniva indagato in stati di libertà per i reati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Passiamo adesso al monitoraggio settimanale Covid-19 diffuso dal Ministero della Salute con il commento del professor Gianni Rezza. Anche questa settimana tende a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese. E infatti l'incidenza si fissa intorno a 433 casi per 100.000 abitanti, quindi ancora relativamente elevata, ma con una situazione epidemiologica in miglioramento. L'RT è intorno a 0,75, quindi ben al di sotto dell'unità, il che vuol dire che nelle prossime settimane ci aspettiamo una tendenza alla diminuzione ulteriore dei casi, anche se è una tendenza relativamente lenta. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 14,7 e al 6,6%, per cui anche in questo caso si conferma una graduale tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie. Quindi la situazione epidemiologica sembra tendere a un deciso miglioramento, anche se la circolazione del virus nel nostro paese resta ancora piuttosto elevata. Quindi è bene mantenere dei comportamenti ispirati alla prudenza e completare il ciclo vaccinale con una dose di richiamo. Passiamo adesso all'intitolazione della sede centrale di Catania del comando dei Vigili del Fuoco all'ingegner Giacomo Amico, già comandante provinciale dal 1981 al 1986. La mia nomina a comandante di Catania è stato un onore perché è anche stato un ritorno dal tuo iniziale di servizio. Ma è ancora di più oggi per me un onore perché proprio sotto la mia guida oggi intitoliamo la caserma centrale al mio illustre predecessore, il comandante ingegnere Giacomo Amico. Impatto visivo, la mostra di pittura a Messina di Ignazio Pandolfo, il servizio di Rosaria Landro. Il fatto visivo di Ignazio Pandolfo è una mostra allestita al Teatro Vittorio Emanuele di Messina di vero e forte effetto sensoriale, che all'inaugurazione ha registrato un alto numero di partecipanti. La presentazione è avvenuta l'11 febbraio e è stata introdotta dalla giornalista Milena Romeo e durante la stessa, oltre all'artista, sono intervenuti il direttore artistico Giuseppe Lamotta, il presidente dell'ente Teatro Lazio Miloro ed il consigliere Giuseppe Ministeri. Ignazio Pandolfo, medico radiologo messinese, ex docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, è da anni che esprime il suo talento creativo nella scrittura, nella fotografia e anche nella pittura. Quest'ultima passione si è concretizzata negli anni anche attraverso la partecipazione a numerose mostre collettive e personali, sia a Messina che in ambito nazionale e internazionale. Nel complesso periodo di lockdown ha generato un'articolata produzione pittorica, che ha dato vita alla mostra Impatto Visivo, l'ultima mostra personale che è stata presentata, come già detto, al Teatro Vittorio Emanuele
nell'ambito della sezione Arti Visive a cura di Giuseppe Lamotta per il progetto L'Opera al Centro, in esposizione dall'11 febbraio 2022 fino all'8 marzo. Pittura concettuale è una definizione che Ignazio Pandolfo ama accostare alla sua arte, un'arte che può essere recepita attraverso il silenzioso e meditativo dialogo tra il fruitore e l'opera stessa, da cui possono emergere una pressoché infinita varietà di significati possibili. Allora siamo qui a Messina, per la Globus Television, con Ignazio Pandolfo, a cui diamo la parola perché ci parli di questa sua particolare ricerca artistica. Dunque, la mostra diciamo, che si sta sviluppando qui in questo bel teatro, il Teatro Vittorio Emanuele, riflette una mia particolare linea di ricerca artistica che io definisco fondamentalmente aconcettuale, cioè priva che non dà spazio all'interpretazione di tipo concettuale, ma che è finalizzata esclusivamente alla sollecitazione dell'osservatore, nel quale spero ovviamente che siano esaltate le sue capacità di connessione con l'opera d'arte stessa, con l'opera stessa. Tant'è che la mostra l'ho intitolata Impatto visivo, proprio perché l'impatto visivo, che è quello che deve far scattare la molla, la scintilla comunicativa tra chi osserva e il quadro stesso. Il fatto che questi siano quadri aconcettuali si viene anche esplicitato dal fatto che i quadri sono tutti senza titolo, perché il titolo, a mio avviso, è una imbeccatura forzata, è una sorta di condizionamento che l'autore fa nei confronti, cercando di comunicare un messaggio. Siccome io non ho da comunicare alcun messaggio, ma voglio solo determinare una scintilla comunicativa tra l'osservatore e il quadro stesso, io appunto penso bene di non titolare i quadri, per non Anche la posizione per un anche quadro. il verso di osservazione, tranne che per alcuni, anche il verso di osservazione può essere anche modificato a gusto di chi ha il quadro, ovviamente. E i quadri sono tutte espressioni di una ricerca molto, che io ho fatto in maniera molto, molto, come dire, un po' caotica se vogliamo, ma molto anche pregnante sull'uso di materiali, cioè una ricerca sui materiali che ritengo sia stata da parte mia piuttosto impegnativa e complessa, perché oltre ai classici sistemi, tecniche di pittura con acrilico, io mi ho fatto uso di smalti, di applicazioni, di resine ipossidiche, di spray, airbrush, tutta una serie di pigmenti. È una sperimentazione e aggregazione di tecniche diverse, tant'è che ci sono anche richiami alla pop art, ci sono delle applicazioni di oggetti su tela, ci sono collage, perché ci sono anche delle foto che ho fatto anch'io, che ho messo sulle tele stesse, ho applicato sulle tele e così via. Quindi una ricerca artistica piuttosto, una ricerca tecnica piuttosto articolata, nella quale amo spaziare in maniera diciamo, con una certa libertà, cosa che la pittura figurativa che io facevo prima non mi dava effettivamente. Modo più bloccato, Sì, diciamo, oddio, la pittura positiva ha anche un suo perché, ovviamente, una sua valenza estetica, però forse col passare degli anni, essendomi tolto alcune sovrastrutture mentali, ho preferito aderire e gettarmi in questo tipo di arte che non è del tutto informale, ma certamente fortemente astratta. diventa praticamente un elemento, ogni opera diventa un elemento, un oggetto che viene finalizzato per stimolare Sì, sì, sì. l'attitudine meditativa appunto dello Sì, sì, sì. Come i spettatore. mandala buddisti che servono per la preghiera e la meditazione. Quelli sono strutture geometriche molto, molto, molto precise, con un criterio una direzione di lettura già preordinata. Questi sono dei mandala, per modo di dire, sono laici e poi sono soprattutto caotici, sono anarchici. Ok, allora Grazie, grazie a voi, grazie per la sua grazie a voi. disponibilità. Concessa la proroga da parte del Tribunale di Catania fino al 17 marzo per il tentativo di cessione del ramo d'azienda sportiva del Calcio Catania. Ve ne parleremo nella nostra trasmissione Calcionate i commenti in casa rossoazzurra. Seguitela.
E adesso passiamo alla Serie D, Girone I, dove continua la rincorsa al vertice della Cireale Calcio. Vediamo il servizio di Marco Sciuto. Ritrova la vittoria la squadra di De Sanso dopo il pareggio esterno a Giari di domenica scorsa. I Granata rimangono ancorati alla seconda posizione a 4 punti dalla capolista Gelbison, che riesce a vincere di misura sul campo del Portici allo scadere, mantenendo invariato il distacco. Corrono tutte le squadre di testa. Sarà importante non perdere terreno e affrontare gara dopo gara senza calcoli. Le somme si tireranno alla fine di questo avvincente torneo di Serie D, forse il più livellato degli ultimi anni. Pronti via, la Cireale preme sull'acceleratore e passa al terzo minuto di gioco. Lancio dalle retrovie di Lodi, sponda di testa di Ricciardo per Savonarola che mette in mezzo, dove lo stesso Ricciardo non trova l'impatto con il pallone. È lesto però Figliomeni che di destro mette alle spalle dell'incolpevole Faccioli per il vantaggio dei Granata. Gli uomini di De Sanso sono padroni del campo e passano ancora al decimo quando Russo guadagna una punizione sulla tre quarti avversaria, Lodi mette in mezzo per Savonarola, stacco imponente del capitano Granata e palla in fondo al sacco per il 2-0. Al 35esimo l'unica nota negativa della gara è l'ennesimo infortunio per Ciccio Lodi che deve lasciare il campo. In settimana si valuteranno le sue condizioni, l'ex Catania è un tassello importantissimo per questa Cireale. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio della Cireale per 2-0, dopo un minuto di recupero e senza altre azioni da annotare. La ripresa inizia con il monologo del primo tempo. I Granata sono padroni del campo e il Troina prova a tenere l'urto. Al 67esimo Russo si invola verso l'area rosso-blu, ma viene atterrato. L'arbitro assegna il rigore e ammonisce il giocatore ospite. Sul dischetto si presenta Ricciardo, ma Faccioli riesce a ipnotizzarlo e devia il pallone calciato. Girandole di sostituzione per entrambe le squadre, è partita che scivola via senza sussulti fino all'82esimo, quando da un corner battuto da Russo sbuca Garetto che di testa batte per la terza volta il portiere ospite. L'ultima azione è di marca Granata, al secondo dei 5 minuti di recupero, decretati dall'arbitro, concorrenti che mette in mezzo per Savonarola che addomestica la palla, la alza e prova la rovesciata che finisce di poco al lato. Triplice fischio e a Cireale che mette in cascina altri 3 punti fondamentali per il rush finale. E da domani, già subito testa la partita di domenica prossima a Biancavilla. Il ferro va battuto ancora caldo. Ed adesso vi proponiamo un video sulla parità di genere.
Ed in chiusura mi preme ricordarvi che trovate tutti i nostri approfondimenti sulle pagine Facebook Globus Television e Globus Magazine, oltre che sul canale 819 del Digitale Terrestre, e che ci trovate in diretta sempre su tvdream.com/Globus Television, oltre che su Twitch. Con questo era veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro buon proseguimento.